Ciao raga e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua da Outlaw Garage dal nostro amico Spotty e come potete vedere qua c'è già qualcosa di abbastanza interessante. E oggi siamo venuti giù a portare i cerchi, quelli un po' più belli dell'S14. Siamo venuti qua a portargli giù un altro po' di pezzi e diciamo a ultimare un po' quelli che sono i lavori. Se ci seguite su Instagram magari avete già visto delle storie dove Spotty ha messo dentro il motore. E quindi niente, oggi siamo venuti qua appunto a fare un po' di riassunto diciamo di tutto quello che è stato fatto in questi mesi, dove non avete visto la 14 sul canale e neanche su Instagram se non per qualche foto. E quindi direi che adesso possiamo entrare, farci spiegare da Spotty insomma tutti i lavori che ha fatto e aggiornarvi appunto su tutta la questione S14. Intanto qua vediamo già una bella 180 SX guida destra e poi man mano che entriamo un'altra 13, 1.30 e la nostra 14. Adesso andiamo subito da Spotty a farci spiegare un po' cosa ha fatto in questi mesi. Quindi adesso siamo qua col buon Spotty e adesso ci facciamo raccontare con calma un po' di lavori che ha fatto in sti mesi che non ci siamo visti. Allora, abbiamo rimontato il motore, forgiato, belle pistoni, albero nuovo, bullonare arpi, testata, guarnizione della testata trimetallica. Abbiamo fatto qualche miglioria, poi cioè, la pompa dell'olio è arrivata difettosa, quindi ci abbiamo messo un po' di mesi a... perché il pacco poi era stato... il ritorno della pompa è stato perso, è stata bloccata in dogana un po' un paio di mesi. Quindi è arrivata in ritardo. Una volta arrivata abbiamo completato la chiusura del motore. Adesso l'abbiamo buttato dentro. Molto a breve, tempo qualche una settimana più o meno, dovrebbe essere in moto. Vabbè, abbiamo sistemato qualche poccio che aveva la macchina, si vede dalle lavorazioni precedenti. Poi piano piano... piano piano, cazzo, non ci stava. Quando verrà fatto il primo avviamento, che procedure si saranno da fare? Ma faremo un minimo di rodaggio, poi la macchina è pronta. Adesso abbiamo montato la turbina originale della S14, rimesso tutto originale con centralina originale, così inizio ad andare con i suoi originali 200 cavalli e per fare il rodaggio. E dopo, in caso, si pensa a sistemare di centralina, sì, poi più mappe, avanti, eccetera? Sì, in base al base vedremo che centralina andare a montare, collettori, contorno un po' per migliorarlo. Grandi cose, perché adesso, piccola pausa, abbiamo questo gioiellino importato dalla Polonia, Nissan S15 Spec S, aspirata SR20DE, piccolo dettaglio, targa storica polacca con la macchinina. Questo è un pezzo raro. Dove andiamo? Oh, croccante. Vabbè, non hai rotto niente però, non eh? Dai, posto. Quindi ora, dopo breve pausa McDonald's, adesso montiamo scarico e attacchiamo albero di trasmissione
al cambio. Via. Siamo riusciti a mettere l'albero appena puntato, adesso Spotty sta dando l'ultima occhiata e chiudiamo un po' le viti. Quindi dopo numerosi minuti e bestemmie, come è giusto che sia, abbiamo montato, cioè abbiamo finito di sistemare l'albero, ora si passa allo scarico. Sei contento, Michele? No. Dai, ci ha già fatto arrabbiare. Sì, vabbè. Insomma, ci sta, dai, ti sta. Tutto a posto adesso, però, tutto montato. Quindi, riassuntone, abbiamo, hanno, io ho filmato e guardato, hanno montato lo scarico, montato l'albero di trasmissione. Esattamente, poi abbiamo insomma sentito un po' Spotty che ci ha raccontato quello che è stato fatto in breve sull'auto. Come appunto avrete già visto anche nel video. Ovviamente oggi non riusciamo ad accenderla purtroppo perché manca il radiatore, manca insomma il contorno, molto semplicemente. Però appunto torneremo giù il prossimo weekend, quindi questo video sarà diviso in due giornate e il prossimo weekend appunto speriamo di riuscire a accendere definitivamente la macchina col motore esattamente nuovo. Quindi per voi sarà esattamente uno schiocco di dita, per noi invece sarà una settimana. Una settimana, esatto. Bene raga, siamo tornati qua da Spotty. Sono passate svariate settimane rispetto alle clip che avete appena visto, quindi della prima parte del video, e oggi siamo qua perché è arrivato il fatidico giorno in cui finalmente accendiamo la 13 e la portiamo a casa. Accendiamo tra virgolette, nel senso che Spotty l'ha già accesa, ha già fatto circa un 200 km con la macchina e niente, oggi sono qua, siamo qua tutti noi, io, Leo, il Mike e Steve, e adesso man mano vi raccontiamo un po' cosa è successo. Salve, salve. Proviamo a casa la S14. Si è portata, Ragazzi, un anno e sette mesi e torna a casa con noi oggi. L'ho detto, forse. L'ho detto. Thank you.
Allora raga, come vedete abbiamo tirato fuori la macchina, adesso siamo qua tutti quanti con il buon Spotty e adesso andiamo a parlare con loro e ci facciamo raccontare cosa hanno fatto. Hey. Ciao ragazzi, stiamo per andare via, ce l'abbiamo fatta finalmente dopo tantissimo tempo. L'auto è marciante, è pronta, adesso dovrà affrontare il rodaggio giustamente. Cosa facciamo? Facciamo 500 e 1000 tagliando. Sì. E poi 2000 finito rodaggio o 1500? 2000 finiamo rodaggio. Ci ha dato qualche consiglio che non vi spoileriamo. Se volete venite a trovarlo così ve li racconta. Giusto. Cos'è successo? Abbiamo dovuto mettere delle bobine nuove. Abbiamo dovuto cambiare delle bobine perché subito abbiamo acceso, abbiamo iniziato a fare rodaggio ma non girava. Problemi. Esatto, ci sono state delle piccole complicanze. Abbiamo cambiato le bobine con delle bobine nuove dell'R8 e i cavi delle bobine nuovi e con cablaggi fatti bene apposta. Sì, apposito, roba, che va dalla cablaggio roba rattoppata col nastro, morsetti, roba esatto. Strana. Venite. Zecan si è chiuso. Bobine nuove. NGK e cablaggio completamente nuovo, infatti come vedete roba fatta bene, connettori, tutto roba fatta bene nuova. Poi prossimamente forse andremo anche un po' a cambiare altre parti del cablaggio del motore perché ci ha consigliato ovviamente il nostro amico Spotty da buttare. Ecco. E poi come altri upgrade ci sarà sicuramente i collettori che sono stati cambiati da poco, però li abbiamo presi abbastanza cinesetti. Come sono i collettori? Storti. A posto. Fanno abbastanza schifo, quindi ecco probabilmente andremo a cambiare i collettori. Monta già la frizione in rame che però ormai è frusta, è da buttare via, è mangiata completamente, infatti saltella in partenza, oltre al fatto che sia il rame però proprio è finita. Cioè non c'è più il rame in pratica. Non c'è più. È finito. L'hanno rubato. Tutto. Allora, io direi che per adesso ragazzi potremmo ultimare qui la serie della riparazione della 14, finalmente dopo un anno e qualche mese. È stato un bel lavoraccio anche per Spotty, immagino. E siamo riusciti ad arrivare a una conclusione. Guardatelo, è provato dalla vita dopo questa esperienza con l'S14. Detto questo, io direi che possiamo partire. Leo è felice. Sempre più bello. Così adesso la 13 e la 14 finalmente si possono dare i bacini e direi che ci vediamo. Buona idea. Però prima di arrivare a Verona andiamo a dargli un po' una lavata. Sì, sì, una sciacquatina, dai una pulitina. Qua come sempre le 39 si riconferma un veicolo da carico perché qua dentro c'è il vecchio SR20, quello distrutto. Qua come potete vedere ci sono un altro po' di ricambi qua dentro e vabbè, qua la macchina è caricata per il viaggio della speranza con dentro gomme, ricambi, un po' di tutto. E niente, adesso andiamo a lavare. Prima frenata e la seconda perché era andar piano, perché la va via dritta. Allora raga, siamo arrivati finalmente
casa del Mike. Siamo arrivati a casa, la 14 fatta. È arrivata a casa. Ora scarichiamo un po' di cosettine avanzate dal progetto. State connessi nei prossimi video perché faremo un bel po' di upgrade su quest'auto. Quindi se anche voi piacciono, seguiteci e ci vediamo al prossimo video. Sempre con Di Traverso.